Dopo un anno di successi commerciali, Jeep presenta al Salone di Ginevra alcune importanti novità, a cominciare dalla Renegade. Prima Jeep prodotta in Italia, è protagonista a Ginevra con un ampliamento della gamma, a iniziare dal potente 1.4 Multi-Air 2 da 170 cavalli. Il primo motore a benzina abbinato al cambio automatico a 9 marce e alla trazione integrale Jeep Active Drive. Sulla base della Renegade Trailhawk nasce la Shocar Hard Steel, che racchiude in sé stile, vocazione off-road e tecnologia. Realizzata in collaborazione con il brand Mopar e il supporto del centro stile Fiat Chrysler Automobiles, questa Shocar esplora le potenzialità di innumerevoli customizzazioni dedicate alla nuova Renegade. Sicurezza al top con le 5 stelle Euro NCAP per Renegade, che sarà la prima vettura Jeep a proporre da giugno gli innovativi sistemi infotainment Uconnect, con schermi touchscreen da 5 e 6,5 pollici. Presente anche Wrangler, con la nuova serie speciale Black Edition 2, realizzata sulla base della versione Sahara. Di serie l'esclusivo Dual Top e il sistema multimediale di intrattenimento e navigazione satellitare Uconnect GPS, con schermo touchscreen da 6,5 pollici. Spazio poi a Wrangler Rockstar, la show car che nasce dalla versione Rubicon, su cui è stata montata la stella USA Army sul cofano. A Ginevra sono esposti anche 3 esemplari dell'ammiraglia Grand Cherokee, una Summit con il nuovo PEC Platinum, una versione ad alte prestazioni SRT e una Overland, l'allestimento più venduto nell'area EMEA, Europa, Medio Oriente e Africa, con oltre il 40% dei volumi sul mix totale. E a un anno dal suo debutto ritorna Jeep Cherokee, la nuova generazione del medium SUV, caratterizzato dall'innovativo design dalle linee fluide slanciate e dalle caratteristiche di guida su strada e maneggevolezza di classe superiore.